Jonathan, di chi stai parlando? Del vicino del piano di sopra. Oh, io sto perdendo la testa. Grazie. Cioè, che succede? Ho anche litigato con Jonathan. E del vicino? Sì, quello mi sta rovinando la vita. Ora vuole che rimanga incinta subito, così potremo farne due o tre. Uno alla volta, si intende? Il tuo Jonathan? Sono confusa. Sì, allora siamo in due. Tu vuoi dei figli? Non lo so. Entrambi avete vite frenetiche e complicate. Hai aspettato tanto per incontrare la persona giusta. Jonathan in effetti può essere un po' dispotico, ma... No, Jonathan non è un po' dispotico. No, io intendevo che forse non sei abituata che qualcun altro prenda le decisioni, capisci? Insomma, voi due sembrate così giusti l'uno per l'altra. Sì? Sì, hai ragione. Noi siamo proprio fatti l'uno per l'altra. No? E lo dicono sempre tutti. Sei un'amica così cara. Prima le cose importanti. Bisogna eliminare quel vicino dalla scena. Ci sto provando. Discutere non è servito, devi adottare un'altra tattica. Ciao, sono io. Mi dispiace. Ancora arrabbiato? Arrabbiato? Perché dovrei esserlo? Ho sempre desiderato assomigliare all'uomo torcia. Ti sistemeremo, lo prometto. Sai, magari con un po' di trucco? Sì, magari. Lo sai, se tu lo vivessi in quel palazzo lo farei radere al suolo. Perché non vuoi che io lo sfratti e basta? Invece di lasciare che ci rovini la vita. Ho avuto un'idea. Fidati. Mi piace il tuo tono subdolo di voce. È prevista la tortura? Sì. Ah, siamo perfetti l'uno per l'altra. Salve. Devo chiamare gli artificieri? No, sono qui solo per scusarmi.